Ciao a tutti gli amici di Audio Fader, benvenuti a questa nuova puntata di Soundcheck. Ciao. Dodi, puoi descriverci il tuo setup per questo tour 2017? Allora, il mio setup presuppone mesi di affinamento di quello che è il mio camper, al quale mi sono affidato ormai da un paio di anni. E col mio assistente Gaetano devo dire che abbiamo trovato un bel equilibrio, nel senso che non è quello che si suol dire un amplificatore, però è molto 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 a questo punto molto molto vicino, il suono è molto bello, molto reale, e ormai mi sono abituato a suonare così, per cui il mio setup è molto semplice, un camper con i miei suoni che ho sistemato nel corso di questo periodo, e mi trovo molto bene sia per quanto riguarda l'elettrica che per quanto riguarda l'acustica. Considera che per l'elettrica ne ho due, per cui hanno due settaggi diversi, due sensibilità diverse, e mi trovo benissimo, nessun problema. Come chitarre in questo tour ho ristretto al minimo, sono due chitarre elettriche e un'acustica, perché gli spostamenti sono stati tantissimi. Abbiamo fatto un concerto al giorno con degli spostamenti molto importanti e ho preferito non esagerare sotto questo profilo, mentre la novità è che io nell'inverno del 2018 farò un tour teatrale dedicato ai brani che i Pooh hanno fatto meno di frequente dal vivo, anzi che non hanno fatto dal vivo, e in quel caso invece voglio portarle proprio tutte, a seconda di quello che è l'anno in cui ho realizzato i vari brani, porterò le varie chitarre. Il 24 luglio il Conservatorio di Matera ti ha conferito il diploma accademico honoris causa di secondo livello in chitarra elettrica jazz. Quale emozione hai provato nell'ascoltare la formula di proclamazione? Credo di aver avuto, ho chiesto ai relatori di questa attribuzione di questo premio, gli ho chiesto se volevo essere un attentato alle mie coronarie, perché a parte il fatto che è la prima volta che un padre viene insignito, che prende una laurea dopo i figli, per cui mia figlia ha detto ma era ora papà, ma al di là di quello no, è stato veramente molto emozionante, perché è una di quelle cose che uno si insegue da una vita, no? Cioè uno studia tanto tanto come ho fatto io, ma non ho mai avuto la costanza né il tempo né la possibilità di frequentare dei corsi accademici, no? Per cui è un po' quando il papà ti dice ma studia, che prendi una laurea, che poi un domani eventualmente vai a insegnare la musica nei paesini. E allora rimane sempre questo foglio di carta, no? Questa laurea che rimane sospesa fino appunto al 24 di luglio. Ed è stata veramente una cosa molto 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 emozionante, ma adesso divento un attimino serio, perché al di là di quello che è la mia gratificazione personale, io credo che sia una roba veramente epocale, perché il crinale che c'è tra la musica istituzionale, tra i conservatori, tutti coloro che con un po' di spocchietta ritengono che la musica sia soltanto una, in questo caso hanno riconosciuto, hanno dato un valore alla musica popolare tale tanto che hanno riconosciuto un esponente della musica popolare in quanto laureato appunto in musica, e questo fa bene a me, fa bene alla musica, fa bene a tutti coloro che frequentando un'accademia, un conservatorio, hanno come mira il fatto di salire su un palcoscenico a fare il musicista come professione. Dodi, vedi ancora dei margini nello sperimentare con la chitarra? Oppure anche le nuove leve si limitano a inseguire vecchi miti? Ma è difficile dare una risposta univoca a questa domanda. Io credo che tutti gli strumenti, il canto, la musica in generale sia sempre una bellissima mix tra quello che è mantenere il contorno ombelicale con quello che è stato il passato, in maniera particolare poi chitarristicamente negli ultimi neanche 100 anni c'è stata un'evoluzione spaventosa, per cui mantenere il legame con quello che è il passato e
mantenere vivo la sperimentazione, la voglia di fare delle cose nuove, penso che sia nell'indole proprio del chitarrista. Il chitarrista non è mai contento, il chitarrista è sempre infelice di quello che fa, dei suoni che ha, vorrebbe sempre fare delle cose nuove, sempre diverse, per cui è proprio nell'indole di noi che suoniamo la chitarra. La musica non si ferma per te, quindi, e i progetti non mancano anche per il 2018, ma ce n'è uno a breve termine proprio, ce lo confermi? Sì, ho annunciato che il 15 registrerò il mio primo live da solo, come solista. Lo farò a Lanciano, che è una bellissima location, una piazza molto bella con un degradare bello, e in quell'occasione ci sarà un service molto particolare, bello, di luci, di audio, anche dei fuochi belli di artificio alla fine. E io l'ho preso così, abbastanza alla leggera, dicevo, ma perché non facciamo con i miei musicisti, perché non facciamo un DVD? E poi adesso ci sto pensando seriamente, è una roba seria, anche perché insomma non vorrei entrare in competizione col DVD dei Pooh di San Siro, cioè siamo ad... Però voglio dire, trattandosi di musica non c'è il male e il bene, insomma entrambe le proposte credo che siano belle e pensabili. Per cui questo è il primo progetto che ho in essere, il 15 di settembre, e andrà in distribuzione prima della fine di ottobre. Poi ho una bella cosa da fare il primo di giugno in Piazza Maggiore a Bologna, dove andrò a festeggiare i miei 50 anni di attività, non quelli dei Pooh che hanno cominciato 2 anni prima di me. E mi è stata data la possibilità di utilizzare questa piazza, dove chiamerò tutti gli amici che fanno di Bologna la capitale della musica, per cui chiamerò Morandi, chiamerò Cremonini, chiamerò Zucchero, chiamerò Vandelli, chiamerò i miei colleghi anche se non sono di Bologna, ma hanno avuto con Bologna un cordone umbilicale, nel senso che i Pooh nascono a Bologna. E il primo giugno, la cosa più bella che tengo a dire, gratuito in Piazza Maggiore, è un venerdì sera, per cui non si può mancare, sarà una bellissima serata. E poi che cosa ho da fare? Ah, niente, poi questo tour di cui parlavo prima, a proposito delle chitarre, in teatro l'inverno del 2018, in cui andrò ad eseguire in teatro con questa band, con la quale sto trovando molto bene, ormai abbiamo assunto una dimensione quasi da gruppo che suona insieme. Andrò a fare quelli che sono i brani che i Pooh non hanno per qualche motivo mai fatto dal vivo, e noi abbiamo inciso più di 300 canzoni, e in mezzo a queste 300 canzoni ce ne sono alcune bellissime, e sarebbe un peccato lasciarle lì a poltrire.